Prendi un cucchiaio e assaggia anche tu. Sì. Senti il profumo della cannella, senti, però non è come il retrogusto. Le fritture separatamente, la seconda frittura la fai con questo. Chi vuoi usa il bimbi? Con un poco di finocchietto rizzo, benissimo. La cucina è uno dei segni distintivi di un popolo. La cucina rivela la geografia del territorio, i suoi prodotti, il sole, l'acqua, il sapore della terra, ma rivela anche la cultura di un popolo. I popoli che l'hanno dominato, come in Sicilia, ognuno dei quali ha lasciato qualcosa. La cucina siciliana è terra di contrasti, di grandi contrasti. Oggi abbiamo fatto con Saverio una cena a base di agrodolce, forse il più particolare dei contrasti. L'agro, ma insieme anche il dolce della speranza e dell'ottimismo. Abbiamo fatto tutto questo con spirito di simpatia verso un'iniziativa di altissimo livello e di grande valore, una Ollus che pensa ai ragazzi che sono stati colpiti da tumori in periodo infantile, a cui vorremmo donare una casa e un sorriso, grazie alla generosità dei catanesi che numerosi hanno risposto al nostro appello e noi ci siamo divertiti a scherzare. Spero che abbiano un po' di pazienza e che alla fine non ci maledicono troppo per quello che gli faremo mangiare. Che è fatta con soffritto di cipolla abbondante, meravigliosa, mentre la vaniglia l'ho presa nel formaggio, quella è una variante mia, la ricetta tradizionale non prevedeva nulla, però ci sta benissimo, un'innovazione lo chef la deve mettere, la sua firma, no? Personalizzata. Questa sera cercheremo di chiudere il progetto del restauro dell'oncologia pediatrica, della ristrutturazione a dimensione bambino. È un progetto che è cominciato con il concerto, con il Lad Live del 5 novembre del 2011, grazie a Mario Biondi, Carmen Consoli, Luca Madonia e Mario Venuti, con la grande Paola Maugeri che è anche con noi questa sera qui. E con quel concerto abbiamo finanziato il Day Hospital. Adesso andiamo a ultimare il reparto di degenza e trapianto di medullo osseo, quindi abbiamo avviato questa raccolta fondi e grazie alle nostre istituzioni questa sera abbiamo potuto realizzare questa cena, questo evento che servirà a finanziare. Quindi chiuderemo, speriamo al più presto, questo primo felice capitolo. E da lunedì saremo a Roma da Fondazione Vodafone ed Enel Cuore che ci stanno dando una grossa mano per costruire una nuova casa, questa volta per tutta l'area pediatrica, con un altro concorso d'architettura. Il primo lo abbiamo bandito e ringrazio sempre la Fondazione dell'Ordine degli Architetti. Faremo un nuovo concorso per costruire una casa intera per replicare Casa Oz Torino qui a Catania, poter dare una casa a tutti i bambini e i genitori che invece sono destinati a stare in ospedale o in albergo e non è bello. L'associazione è nata dal desiderio di soddisfare alcuni bisogni dei bambini dell'oncologia pediatrica, anche dei genitori. E quindi un gruppo di psicologhe ci siamo riunite, abbiamo deciso di fondare questa associazione e provvedere a tutto quello che c'era di bisogno da un punto di vista emotivo naturalmente, quindi esserci sempre sin dall'ingresso del bambino, della famiglia in reparto, in ogni momento. Diciamo che ogni minuto, no, della loro permanenza lì noi ci siamo. Vi chiederei un attimo di silenzio per favore. Questa è una serata molto importante per noi, questa avventura è cominciata al Policlinico di Catania nel reparto di ematologia Ancora Desideri. Stasera è una serata in cui noi vogliamo festeggiare quello che siete tutti responsabili. Cioè Enzo Bianco, quindi avviciniamoci alla sala. Tu se ci sei, Francesco. Ma ci sei un tratto.
Antonio, una foto no. Dice l'ordine di grandezza. Luigi, devi fare un discorso. Io fino a servire ci sto. Così mi ha messo una foto. Grazie, complimenti dopo però. Dovete mettere il mando, eh? Sì, che fine più giovane. Yeah.